dalla croce, dal fianco aperto del Signore, dal nuovo Adamo sei plasmata, sposa di Cristo nella santità. Chiesa che vivi della Pasqua, sei dallo Spirito redenta, vivificata dall'amore, resa feconda nella carità. Dal crocifisso risorto nasce la speranza, dalle sue piaghe la salvezza, nella sua luce noi cammineremo, Chiesa redenta dal suo amore. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con tutti voi. E con il suo Spirito. Per celebrare degnamente i divini misteri, chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Concedi al tuo popolo, Dio misericordioso, di proclamare la potenza del Signore risorto, perché in Lui, sacramento universale di salvezza, manifesti al mondo la pienezza della vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato, deponendolo ai piedi degli apostoli. Parola di Dio. Regna il Signore glorioso in mezzo a noi. Il Signore regna, si riveste di maestà, si riveste il Signore, si cinge di forza. Regna il Signore glorioso in mezzo a noi. È stabile il mondo, non potrò vacillare, stabile è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Regna il Signore glorioso in mezzo a noi.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti, la santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Gli replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Parola del Signore. Gloria. Carissimi, ancora oggi, questa sera, sentiamo e viviamo l'esperienza della Pasqua. La Pasqua per noi significa momento di rinascita. Significa momento di rinnovamento, momento di interiorizzare la parola di Dio. E questo noi possiamo farlo aprendoci alla grazia di Dio. Senza questa apertura, noi non possiamo avere questo dono di Dio che ha fatto ai discepoli. Lo Spirito di Dio gratifica. Questo Spirito ci rinnova. Lo Spirito ci fa rinascere come nuove creature, aperte al cielo, aperte a Dio, aperte alla grazia di Dio. Ecco perché Gesù, rispondendo a Nicodemo, dice proprio queste parole: noi viviamo come persone appartenenti alla terra, perché siamo umani. Anche Gesù ha vissuto nel suo piccolo l'umanità, ha preso su di sé la carne dell'umanità per redimerla. Ma ciò non significa che noi, appartenendo a
alla terra, non dobbiamo aprirci al cielo. Ecco, questo nostro cuore deve essere sempre aperto a Dio. E soltanto quando c'è questa apertura a Dio, noi possiamo concederci ogni cosa. Tutto è possibile. Per chi crede, tutto è possibile. Anche l'esperienza che hanno fatto i primi discepoli, la prima comunità cristiana, che condividevano tutto. Mi sembra oggi un po' impossibile condividere tutto quello che si ha, tutto quello che si possiede. Mi sembra impossibile. La società è fatta di un certo individualismo. D'altronde, ognuno deve anche pensare un po' a se stesso. Non può pensare agli altri. Prima deve pur pensare a se stesso per poi donare agli altri. Questa è la natura umana. Invece Gesù parla in un altro modo. Cerca di farci capire proprio la sua essenza, il suo stile di vita, che è diverso. Il nostro stile appartiene alla terra. Invece il suo stile, quello che lui vuole da noi, deve appartenere al cielo. Ecco perché i primi discepoli vivevano questa condivisione fraterna, impensabile. Ognuno vendeva tutto quello che aveva e lo metteva ai piedi degli apostoli. Quanto è importante vivere il valore dell'amore. Quando noi riusciamo un po' a capire l'importanza dell'amore, allora sicuramente viviamo l'esperienza di Dio. L'amore, molte volte noi lo pensiamo semplicemente come il dare qualcosa, il donare. Forse significa anche accontentare gli altri o dare la necessità, quello che serve agli altri. Non è così l'amore. L'amore è qualcosa di più. Quando si ama, si vive la gioia. Quando si dona, si vive la gioia. Quando si dona e si condivide, si vive l'esperienza da risorti. E questo che dobbiamo noi come cristiani cercare di vivere giorno per giorno, capire l'importanza dell'amore di Dio per noi. Ha tanto, dice la Bibbia, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio per noi. Non semplicemente per così come modo di altruismo, no, dice per dare la vita, per salvarci, per redimerci. Ecco che cos'è la Pasqua, è il passaggio dalla morte alla vita. Se noi viviamo di questo passaggio, allora possiamo veramente capire che vivere e amare, e amando si può vivere. Amen.
In Cristo, crocifisso e risorto, abbiamo riconosciuto la volontà salvifica di Dio Padre e abbiamo creduto nel suo amore. In questa fede pasquale preghiamo insieme e diciamo: O Dio, che sei l'amore, ascoltaci. O Dio, che sei l'amore, ascoltaci. Per tutti i cristiani, perché siano fedeli alla dignità che hanno ricevuto con il sacramento del battesimo, preghiamo. O Dio, che sei l'amore, ascoltaci. Per la società civile, perché sia guidata da persone oneste e competenti, preghiamo. O Dio, che sei l'amore, ascoltaci. Per coloro che cercano la verità, perché possano incontrare Gesù, sapienza di Dio, preghiamo. O Dio, che sei l'amore, ascoltaci. Per la nostra comunità, perché sappia scoprire e favorire la presenza e l'azione dello Spirito, preghiamo. O Dio, che sei l'amore, ascoltaci. O Padre, che ci hai innestato in Cristo tuo Figlio, crocifisso e risorto, donaci di narrare a quanti incontreremo le grandi opere della salvezza, per Cristo nostro Signore. Solo vieni della gloria.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciato alla morte, Signore. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fernando e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Pasquale e Adelina, che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, tua volontà, come in cielo così in terra. Quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare.
Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te con il peccato. Luce nell'oscurità.
dono di Cristo e della sua salvezza, e tutti unisce come in un abbraccio, e tutto ama nella carità. Adoriamo Cristo e ti benediciamo, alleluia, perché con la tua santa croce hai redento il mondo, alleluia. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, dona a noi la grazia. Ascoltaci, Cristo, esaudiscici, dona a noi la grazia. Signore, pietà di noi. Padre del cielo, Dio, Figlio, Dio, Redentore del mondo, Spirito Santo, Dio, dona a noi la grazia. Santa, unico Dio, dona a noi la grazia. Signore, pietà di noi. Gesù, nato da Maria Vergine per lo Spirito Santo, Tempio Santo di Dio e porta del cielo, fornace ardente di carità, dona a noi la grazia. Signore, pietà di noi. Gesù, sacrario di giustizia e di amore, re centro di tutti i uomini, dona a noi la grazia. Signore, pietà di noi. Gesù, sorgente di vita e di santità, propiziazione per i nostri peccati, generoso con chi ti invoca, dona a noi la grazia. Signore, pietà di noi. Gesù, fonte di ogni consolazione, vita e resurrezione nostra, pace e riconciliazione nostra, dona a noi la grazia. Signore, pietà di noi. Gesù, sollievo di chi piange, salvezza di chi spera, speranza di chi muore, dona a noi la grazia. Signore, pietà di noi.
Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Signore, pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Signore, pietà di noi. O Vergine, ascoltaci. Signore, si allieti la tua famiglia per i doni da te concessi, e poiché le dai fiducia di ricevere la tua misericordia, concedi pieno di bontà le grazie che ti chiede, per Cristo nostro Signore. Amen. Ti saluto.
Alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Preghiamo, o Dio, che nella gloriosa resurrezione del tuo Figlio ha ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, e di cui mi affianco dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Evviva!